GF VIP, Antonella critica l'appello di Tavassi salvare Oriana, non è carino. Al termine della 29 puntata del Grande Fratello VIP 7, Oriana Marzoli è finita in un televoto eliminatorio contro Nikita Pelizzone e Giorgio Ciupilan. Di conseguenza, Edoardo Tavassi ha lanciato un appello in modo goliardico per chiedere ai telespettatori di salvare la concorrente venezuelana. Antonella Fiordelisi ha espresso tutto il suo disappunto e ne ha parlato con Alberto De Pisis, Edoardo Donna Maria e Sara Altobello. Edoardo Tavassi, vedendo giù di morale Oriana Marzoli, ha lanciato un appello ai telespettatori per chiedere di salvarla dal televoto eliminatorio contro Nikita e George. Antonella Fiordelisi ha quindi deciso di parlarne con Alberto De Pisis e Sara Altobello, visto che hanno partecipato all'appello. Secondo l'influencer, ci sarebbe stata una mancanza di rispetto ai concorrenti che si trovano in nomination con Oriana, non è carino fare questa cosa. Nonostante De Pisis abbia rassicurato che si è trattato di uno scherzo senza malizia, Antonella ha replicato stizzita, c'è una persona che soffre. Sara ha ribadito di non avere fatto nulla di male. Mentre Edoardo Donna Maria si è domandato perché Antonella se la sia presa in quel modo. Secondo il punto di vista di Antonella, nella casa di Cinecittà sarebbe nato un gruppo. A fare eco alla coinquilina, ci ha pensato Nikita, che ha chiesto ad Alberto perché nessuno le abbia chiamate per giocare a bandierina. Fiordelisi è nuovamente intervenuta, spiegando di aver notato da piccoli gesti che in casa sia nato un gruppetto contro di lei e Pelizzone. Poco prima, Antonella aveva espresso un giudizio sui tre concorrenti finiti in nomination al termine della 29 puntata. A detta dell'influencer salernitana, Nikita Pelizzone uscirà indenne anche questa volta. Per quanto riguarda Oriana, Fiordelisi ritiene che sia una grande protagonista all'interno del gioco ma che abbia ottenuto consensi in modo scorretto. La diretta interessata ha ribadito che Marzoli, nella casa, avrebbe cercato di instaurare una relazione con vari concorrenti del parterre maschile. Al contrario, Antonella ha elogiato Giorgio Ciupilan, non parla mai male delle persone, non provoca nessuno. Per via dell'antipatia che Fiordelisi nutre nei confronti di Oriana Marzoli, la 24enne ha messo in discussione anche la frequentazione con Edoardo Donna Maria. Antonella continua a non comprendere perché il suo partner sia amico della concorrente venezuelana, pur sapendo che tra lei e Oriana non corre buon sangue. Il betondo pagare lo in team, scel devi nettare in team, cascia il betono, underground, no, sciapte al tattono, da nuca voda fono, si accumula poi moda o no, asciai, si zisca ston for, la come comport, entra a battano in load de comfort, ricorcio morto, sento un crocisce tor, lanza in racchietta air sol, anche de che in deli era broke, si se usata aerosol, de che n'avea mol, de che non stiai c'è un miscol, de che n'ascoltam gangsta rapper, bază pe pistol, dacă nu înțelegi textul, sună pe Irina Nistor, vă întâlniți în Tristor, la zero grade viscol, nu tag nici stin smort, o să mă auzi prin sol, transpir hip-hop prin pori, bile mari, zintor, că știi că după trimit ciocanul mare, înspre cer și dau jos carul mare, astrologia treabă ca...